con i nostri due ultimi interventi. Prima di passare la parola a Daniele, che ci parlerà in chiave operativa della catena magica, vorrei dire due parole per avviare un momento il suo discorso. Allora, riprendendo nuovamente il titolo di questa giornata, che è il rito pragmatica attualità, ci siamo chiesti nella sessione mattutina se avesse senso o meno ad oggi parlare di rito, con che valore, funzione e scopo. Quindi adesso, a proposito del concetto di pragmatica, forse un ulteriore interrogativo e spunto di riflessione potrebbe essere: ma il rito ha valore in sé per sé? Oppure la sua potenza realizzativa va ricercata nello stato di chi lo compie? In magia sappiamo che compiere un rito significa operativamente fissare la propria volontà, intensamente immaginata, in gesti, parole e simboli. Volendo citare Abraxa, cioè Ercole Quadrelli del gruppo di Ur, quando il gesto è realizzato, esso è realtà. Questa è la legge, ci dice Abraxa. Il rito è dunque una forma di psicodramma simbolico, laddove il simbolo agisce in maniera fecondante rispetto all'anima di chi opera, realizzando in costui, come per simpatia, un effetto trasformativo secondo una corrispondenza analogica. Il rito però ha essenzialmente due volti, potremmo dire, un volto passivo, umido e lunare, l'altro attivo, secco e solare. In entrambe queste due declinazioni, ci dice Abraxa, il rito richiede nella sua esecuzione una condizione imprescindibile, che è l'esaltazione fino alla cosiddetta estasi di luce. Infatti, prima del perseguimento di tale stato igneo, il rito è soltanto un mero organismo dormiente, e colui che spera e opera nell'inconsapevolezza di questa precondizione è per Abraxa nulla che più che un illuso, vittima di una ridicola superstizione. Volendo operare una sintetica distinzione, la prima accezione del rito, che è quella che abbiamo definito umida e lunare, vede l'operatore in una posizione passiva e ricettiva rispetto all'esecuzione del gesto e alla verbalizzazione della parola. Allora, in questo caso, ad esempio, se vogliamo prendere l'accensione della candela, questo gesto ha valore in sé per sé, e il simbolo della luce così evocata agisce in quanto seme ingravidante l'anima di colui che segue tale gesto. Diversamente, nella seconda accezione del rito, che abbiamo definito secca e solare, il soggetto è attivo rispetto alla ripetizione di gesti e alla verbalizzazione delle parole. Quindi il mago prima evocherà la luce dentro di sé, mediante un atto di immaginazione attiva, cosciente e creativa, e solo in seguito accenderà concretamente la candela, in maniera tale che questo gesto fisico sgorghi per emanazione dall'azione interiore del mago, che verrà così reificata nella materia. Il rito diviene allora il mezzo attraverso cui fissare e moltiplicare il proprio fuoco interiore, ossia lo strumento tramite il quale l'anima cosciente, nella luce dello spirito, feconda se stessa. Ecco perché chi si accosta al rito semplicemente confidando nella sua efficacia realizzativa si espone piuttosto al rischio di fissare e moltiplicare le forme infestanti che in realtà proliferano nella sua fantasia inconscia. Allora, se il mago non vive se stesso come un essere cosmico, cioè se non si estende al di là del suo essere fisico, corporeo e limitato, il rito non sarà altro che una mera cerimonialità. Allora, nella via iniziatica, guerriera solare, che tra l'altro è condivisa dai miei membri del gruppo del Cervo Bianco, è il mago a fare il rito e non il contrario. Ora cedo il posto a Daniele. Sta bravissima. Allora. Ovviamente Valentina ha splendidamente e chiaramente detto qual è la visione magica che contraddistingue un po' il nostro percorso e anche la nostra ricerca, che è sostanzialmente la stessa che corrisponde a quello del percorso del gruppo di Ur. Quindi un atteggiamento scientifico. Ricordiamo sempre che il gruppo di Ur, quando viene ripubblicato Introduzione alla magia, con sottotitolo Introduzione alla magia quale scienza dell'io, proprio perché si tratta di un atteggiamento scientifico, quindi tecnico, che deve volgere anzitutto a fortificare il senso dell'io come trascendimento dell'io egoico per giungere a un io superiore che dorme, che attende come il re degli antichi miti, attende nel centro del cuore. Ora, qual è il fondamento dell'atto magico? Se è vero che il mago fa il rito e non è il rito a fare il mago? Dice Giuliano Gremmers che un rito è un atto di fluidificazione della volontà.
Cioè, noi siamo abituati a pensare la volontà come se fosse semplicemente la sua caratteristica psicologica, ma in realtà la volontà è una forza, è un'energia, è magnetismo. E questo magnetismo deve essere potentemente coagulato all'interno della coscienza del mago, deve divenire così potente da poter essere proiettato anche all'esterno di sé. E quindi la volontà è una forza capace di compiere un'azione, una trasformazione nel soggetto e nella realtà intorno al soggetto. Come giustamente ricordava prima Valentina, scopo del rito è la fissazione, il coagulare, per usare un linguaggio alchemico, un atto di immaginazione molto potente, vissuto, vedremo poi cosa significa questo atto potente di immaginazione, e automaticamente questa azione che fluisce naturalmente nel gesto fisico va sostanzialmente a moltiplicarsi, va a fissarsi, a coagularsi e quindi ad avere un'azione che va a coinvolgere fino alla struttura stessa spirituale dell'ente fisico, che è la parte eterica, la controparte eterica del corpo fisico. Bene, allora, diceva giustamente Valentina, quando noi accendiamo una candela, ecco, ogni rituale comincia con l'evocazione della luce. Nel momento in cui noi accendiamo una candela, possiamo eseguire tutti i rituali, le precisioni, le ore, i momenti magici, la candela presa nel momento giusto, del colore necessario, e tuttavia questo gesto non ha nessuna valenza magica se prima il mago non ha imparato nell'oscurità dell'ambiente in cui si trova a vedere con gli occhi aperti nell'oscurità, a evocare in maniera immaginativa e diretta la luce. Allora ecco che il gesto acquisisce un valore magico. Lo acquisisce in virtù dell'atto immaginativo che si proietta, che fluisce, che dà vita all'azione fisica. Nell'azione passiva invece accade esattamente il contrario. È l'atto fisico che va a fecondare lo stato immaginativo fino a che non lo risveglia in profondità. Bene, abbiamo detto appunto che un rito è, come dice Kremers, una fluidificazione della volontà. Pensate al caduceo ermetico. Nella parte più alta, dove le due potenze, le due correnti opposte vengono a radunarsi, a raccogliersi in maniera equilibrata, in alto, alla sommità, nel centro della testa, c'è una sfera che è rappresentata con delle ali. Ecco, quella sfera è proprio la volontà che in quel momento, nell'atto più pieno della sua irradiazione magnetica, può proiettarsi al di fuori dal punto della testa e riuscire praticamente ad agire nella realtà intorno a sé. Ma l'atto è appunto un atto di fluidificazione della volontà, cioè di proiezione della volontà. Ma cos'è la volontà? E questo è il punto veramente essenziale. Kremers sempre ci ricorda una cosa, dice attenzione, perché il segreto della volontà non sta in Marte, non è una tensione nervosa, non è uno sforzo. La volontà invece è mercuriale, è qualcosa di completamente diverso. La volontà è femminile. La volontà ci viene rappresentata nei tarocchi dall'undicesimo arcano, la forza, dove una donna senza sforzo apre e spalanca le fauci di un leone. O la stessa immagine di San Michele che senza sforzo sempre tiene sotto controllo l'ardore del drago sul furio. Bene, allora, che cos'è precisamente allora la volontà? Per comprenderla dobbiamo andare a vedere in una integra relazione il rapporto del sistema nervoso e il sistema sanguigno. Il sistema nervoso, per la ragione di cui vi dicevo, attraverso l'arte della concentrazione e del rilassamento, il silenzio interiore, l'anima che riposa in se stessa, nel vuoto della mente, in quel momento praticamente il sistema nervoso deve diventare come un albero inerte, l'elemento bianco di cui si parla nei rituali alchemici. L'albero del sistema nervoso deve spegnere ogni tipo di reattività ed è in quel momento che entra in gioco invece l'altro elemento, l'elemento eterico del sangue, la circolazione sanguigna, che appunto deve essere vissuto nella sua controparte eterica, cioè come vocazione del senso del tepore del sangue. In questa correlazione, immobilità del sistema nervoso, bianco, tepore del sangue, rosso, in questa sintesi di queste due correnti, che noi vediamo anche espresse nel quattordicesimo arcano dei tarocchi, in questo caso la temperanza, in quel momento sostanzialmente si verifica davvero la proiezione dell'atto magico e appunto di volontà. Perché? Appunto Kremers ci ricorda che il segreto della volontà sta nella immaginazione, cioè nella capacità di cesellare un'immagine nel campo oscuro della propria mente con precisione e vividezza, come se fosse un'immagine reale. In quel momento il mago, nel momento in cui la cesella, deve anche dare vita a questa immagine, cioè deve essere capace di visualizzarla in maniera vivida, armonica, ma anche dinamica, come se fosse un film perfettamente, uno stato di esaltazione immaginativa assolutamente perfettamente controllato da una volontà cosciente.
Ecco, in quel momento cosa si verifica? Che nell'atto immaginativo potente si finisce la correlazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, diventano una sola cosa, e quindi lo scopo che il mago si prefigge di raggiungere smette di essere oggetto di desiderio e si trasforma in oggetto di contemplazione. Quando l'oggetto diviene, quando lo scopo diviene oggetto di contemplazione, allora non c'è più quella distanza che è tipica del desiderio, quella passività, quella umida bramosità che è insita nella natura del desiderio. Nel momento in cui si riesce a ottenere questa intensa immaginazione, l'immagine riprodotta nel campo oscuro della mente, che è un lavoro di cesellamento di quella luce invisibile di cui sono fatti i pensieri, i sogni, tenete presente, quando noi parliamo dell'immaginazione, poi possiamo tutti quanti farci un'idea, nel momento in cui chiudiamo gli occhi, nel campo oscuro della mente noi vediamo buio. Però se pensiamo a un volto, se pensiamo a un oggetto, questo oggetto ci appare illuminato. La materia di cui è fatta quell'immagine, che è la materia stessa di cui sono fatti i sogni, si chiama luce astrale, perché è sfuggente, perché non risente dell'atto di dominio della volontà per sua natura, perché invece risente della corrente della brama e della corrente istintiva, che inconsciamente attira e muove la coscienza dell'uomo. Bene, quando l'uomo impara a visualizzare questa immagine nel campo oscuro della propria mente, quando riesce a far emergere questa immagine dagli archetipi, dal linguaggio eterno dei simboli, che sono nella sorgente stessa, il linguaggio più profondo dell'anima, quando si parla di tradizione primordiale, non ci si riferisce a una dottrina. La ragione per la quale tutte le tradizioni del mondo, tutti i miti, fanno riferimento, cambiate alcune forme, ai medesimi contenuti di immagini, di simboli e di realtà, è perché tutti attingono alla stessa sorgente, cioè l'anima. L'anima che nel suo contenuto più profondo o più elevato è praticamente il contatto con le immagini delle idee vive, quel mondo che Kremer si chiama il mondo delle idee vive, degli archetipi viventi delle cose. Quando l'anima riesce a entrare in contatto con questa potenza, l'immagine plasmata nel campo oscuro della mente deve essere portata nel centro del cuore. E questo come avviene? Attraverso un'intensa concentrazione sul tepore del sangue. E allora si è un'operazione duplice. Il calore del sangue, come la chioccia che scalda l'uovo, no? E permette all'uovo di schiudersi, separando prima i due elementi, il tuorlo e l'albume, l'anima e lo spirito, e dopo andandoli a fecondare attraverso un lavoro di rendere più dolce questo tepore interiore, in quel momento l'immagine riscaldata da questa concentrazione sul calore del sangue, dalla testa, si trasferisce nel centro del cuore. Ed è lì che l'immagine prende vita, è lì che il rito esiste. Mago è colui che si porta nel tempio, è colui che è mago e agisce nel rito proprio perché si trova in una condizione che lo pone al di là del tempo e dello spazio. Questa condizione non è un'immagine fittizia, non è una costruzione astratta della mente, ma è la vera capacità di produrre quella traslazione della coscienza dalla testa al cuore, che è il vero centro di ogni operatività magica, ma anche delle vie mistiche. Pensiamo all'esicasmo, pensiamo allo zikr dello sufismo. Sempre, in ogni tradizione, il riferimento è riuscire a traslare la coscienza nel cuore, perché è mago solo colui che opera dal cuore. Niente sentimentalismo, è un passaggio reale, una trasformazione profonda che deve avvenire nella struttura fisiologica dell'uomo, in questa immobilità, in questa sintesi perfetta di sistema nervoso e sistema sanguigno, che porta l'uomo a percepire se stesso non più qui nella testa, cioè incentrato nel corpo fisico, ma porta a sentirsi la propria coscienza quasi un passo dietro alla percezione del corpo fisico. E allora lì si realizza quella conoscenza che dà Leo Giovanni Colazza nel primo capitolo di Ur Barriere, quando dice: attenzione, ciò che blocca l'azione magica è il fatto che l'uomo si percepisca il proprio io e la propria anima nel corpo, laddove invece è vero esattamente il contrario, cioè il corpo è contenuto nell'anima e nell'io, e l'io è come se fosse la fiamma. Avete presente la fiamma, l'immagine di una candela? La fiamma è lo spirito, è l'io, cioè che noi chiamiamo io, il vero senso dell'io, laddove invece il corpo fisico è lo stoppino attorno a cui questa fiamma si muove e si sviluppa. Se noi non percepiamo questo cambiamento e questo rovesciamento di polarità, non può avvenire nessun atto magico. Vengo al discorso sulla catena. La catena abbiamo già discusso recentemente in un incontro con Luca, con Fulvio Saggiomo, che è su Pagine Filosofali e sul Cervo Bianco, di qual è il senso della catena e perché l'evocazione di questa forza, di come lo studio anche del fenomeno spiritico abbia condotto e abbia insegnato a riuscire a riconoscere come un operatore insieme ad altri operatori uniti da uno stesso fine possono evocare una forza maggiore rispetto a quella del singolo. E quindi questa forza maggiore può fare da contrappeso alle azioni, diciamo, negative che sempre vengono mosse quando si agisce da un punto di vista magico.
Non dobbiamo mai dimenticare che in magia, come nella realtà, vige una legge, la legge della polarità, e che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Mago è colui che, conoscendo questa legge, si pone nel mezzo e riesce ad equilibrare queste due correnti. Ora, appunto, invece vediamo un po' una struttura del rito, come viene dato da Ur nelle istruzioni di catena. Chiaramente si parte da un gruppo di operatori che si unisce, che fanno già un lavoro individuale, come è già stato spiegato, fanno un lavoro individuale e che quindi lavorano immediatamente insieme, si mettono in sincrono attraverso il lavoro del silenzio, del rilassamento, raggiungono uno stato di quiete interiore profonda e a quel punto vanno al vero centro dell'operazione rituale, che è il fondamento. Tracciano intorno allo cerchio operativo un cerchio in senso orario e intorno al cerchio una stella a 5 punte che va a tenere il cerchio dentro di sé. Anzitutto diciamoci che questo atto immaginativo e duplice già richiama una corrente interessante, perché mentre il cerchio viene tracciato in senso orario, la stella, il pentagramma viene tracciato in senso antiorario, quindi c'è una sintesi degli opposti, ma che già si viene a realizzare. Seconda cosa, il cerchio non ha valenza solo protettiva. Il cerchio ha valenza anche e soprattutto serve a contenere le forze che il gruppo sviluppa al suo interno, a contenerle per esaltarle e per purificarle anche attraverso l'azione e l'evocazione dell'elemento solare. Ma la cosa più interessante è questa: se noi osserviamo gli operatori raccolti in cerchio all'interno della figura circolare, all'interno del pentagramma, osservandoli dall'esterno, ne vediamo esattamente l'immagine di un gruppo che si raccoglie nel centro del mondo. Questa è un'immagine che viene sempre detta: ogni tracciamento di figura, ogni azione magica di catena deve partire dalla consapevolezza intensa degli operatori di essere nel centro del mondo. Se noi guardiamo il pentagono, la stella a 5 punte, è un uomo a gambe e braccia aperte, un uomo che si trova in una condizione di equilibrio perfetto. E allora, nel momento in cui noi vediamo il gruppo che opera al centro del cerchio, al centro della stella, abbiamo chiaramente l'idea di che cosa quelle immagini stanno evocando nell'inconscio collettivo dei soggetti che stanno operando, e cioè la capacità di evocare quella centratura nel cuore che è il fondamento di quell'operatività magica e del fondamento della coscienza raccolta in se stessa, il fondamento stabile della coscienza, la pietra cubica è qui nel centro del cuore, dove arde la fiamma eterna che in tutti i miti e in tutti i simboli viene sempre posta nel centro del cuore. E in quel momento sostanzialmente si realizza anche un'altra cosa: chi si trova come io percepisce anche l'io dell'altro. Questo è un discorso fondamentale che noi ritroviamo espresso anche nel Vangelo, no? In tutti gli insegnamenti spirituali. Solo chi ama se stesso può veramente amare anche gli altri. Questo concetto tradotto significa che solamente chi ha imparato a sentire la propria interiorità, chi ha imparato a sentire la propria fiamma del cuore, può imparare necessariamente a sentire anche la fiamma che arde nel cuore degli altri. E allora il collegamento di catena è realizzato. Perché non si è catena perché ci si è seduti insieme fisicamente, si è catena perché si riesce a percepire davvero l'anima dell'altro. E l'anima dell'altro nasce come continuo scambio di questa fiamma che è all'interno dello spazio sacro del cerchio, orientato attraverso l'immagine della stella verso oriente dove nasce il sole. In quel momento il fuoco del singolo incontra il fuoco come unica volontà degli altri e da come questo centro si irradia sui singoli membri del gruppo. Ora, concludo. La stessa immagine del pentagramma è la stessa immagine che abbiamo visto come operatività di gruppo, ma è la stessa immagine che noi possiamo ritrovare all'interno dell'essere individuale. Allora facciamo questo tipo di... questa è un'indicazione pratica che ci giunge anche da Steiner, che ci giunge da Colazza, sarebbe Leo nel gruppo di Ur. Allora facciamo come abbiamo detto all'inizio. Poniamoci in una stanza al buio, un'ora prima che il sole sorga. Quindi siamo nel momento in cui analogicamente il sole è in una fase di ascesa. E nell'oscurità della nostra stanza, occhi aperti, evochiamo immaginativamente la luce come se fosse realmente presente dinanzi a noi. A quel punto accendiamo la fiamma e alla fiamma lasciamola risuonare con, per esempio, nella tradizione di chi è collegato a un insegnamento di tipo cristiano, con la formula del prologo del Vangelo di Giovanni: e la luce splende nelle tenebre. In quel momento alla vibrazione della parola deve corrispondere lo stato immaginativo e l'accensione fisica della fiamma della candela. In quel momento, in questo stato, posata la candela rivolta verso est, si immagina il sole che sorge da oriente e si porta allo zenith sulla nostra testa.
Da qui il raggio, l'irradiazione dell'intelligenza spirituale discende in noi attraverso le fontanelle e qui fino a brillare più intensamente al centro alla radice del naso. In questo punto, sentendosi in questo punto, percependosi come luce in questo punto, si vibra la formula mantrica che viene data appunto da Colazza, Leo, in un altro capitolo dedicato all'animazione dei centri sottili, che è: la luce è in me, io sono luce. Vibrando questa parola lentamente, ritmicamente, vibrandola come se venisse pronunziata in questo punto, nella intensa identificazione con la luce solare, si accende un profondo cambiamento della coscienza. E qui, ponendosi nella posizione della stella, del pentagramma, si immagina un raggio di luce che dal centro della testa discende giù fino al piede sinistro, fino al piede destro. Dal piede destro si porta alla mano sinistra, percorre tutto l'asse orizzontale e dalla mano destra va al piede sinistro e da qui risale a chiudere il circuito al centro della radice del naso. Abbiamo disegnato un pentagramma perfetto, questa immagine vissuta continuamente, immaginata nel suo movimento come un flusso continuo di luce, va a ricostruire la struttura profonda del nostro corpo eterico, perché come il corpo fisico è retto nella sua struttura dal sistema osseo, così la struttura, il sistema osseo del corpo eterico è una stella, la stella dei magi, la stella che fu vista dai famosi re e che vedeva l'annuncio all'avvicinarsi di un'entità di grandissima elevazione spirituale alla terra, quella stella che corona Iside, che corona la Vergine Immacolata, che ha appunto la capacità di riuscire ad elevarsi al di sopra della falce lunare, il mondo del divenire delle forme, per raggiungere il piano della luce fissa. La capacità di entrare in contatto con il corpo eterico degli iniziati, dei maestri delle gerarchie, che appunto sono delle anime stanti e non più cadenti, per indicare l'immagine e le parole di Cornelio Agrippa. Questa luce che noi vediamo vibrare in noi in quel momento, in questo stato, lasciandola vibrare e fissare in noi, può essere fissata immaginando questa fiamma al centro del cuore e congiungendo le mani in questo centro. E allora, questi sono gli insegnamenti di Steiner, noi possiamo all'apice di questa visualizzazione andare a portare la nostra attenzione sui singoli componenti del nostro corpo. Gamba sinistra, fermezza. Con fermezza io mi pongo nella vita. Gamba destra, sicurezza. Con sicurezza io avanzo. Braccio sinistro, la coppa, guardate l'immagine del rebis, no? Del rebis che porta la coppa e la spada nella destra, la coppa nella sinistra. Principio passivo, principio attivo. In quel momento la coppa è comprensione, io comprendo, io dono, io accolgo la fiamma del cuore. Braccio sinistro, l'accoglienza. E l'azione, io porto speranza nel mio agire, cioè io lascio fluire la forza della luce dello spirito. Fiamma si raccoglie nel mio cuore e fiducia nell'abbandono al potere del proprio pensiero. Quando noi, vibrando queste parole, vibrando questi centri, immaginandoli intensamente in questo stato di evocazione dell'immagine stellare, noi andiamo a creare quel centro di coscienza stabile, quel centro di elevazione eterica, quella percezione eterica che è la chiave dell'operazione magica. E concludo con questo: senza la quale non si può formare una catena, perché se non ci sono i singoli elementi la catena non ha nessun valore, bisogna esserci e allora si crea una catena. L'ultima immagine con cui volevo concludere è questa, proprio per far capire l'importanza di questo lavoro, di come alle volte ci si dimentichi di ciò. Prendiamo la favoletta del racconto cristiano della Coppa del Grano. Immaginiamo che di trovarci in questo momento sul Golgota, mentre dal costato del Cristo il crocifisso discende il sangue dello Spirito, ancora questo elemento del sangue. Non è importante l'aspetto religioso, prendetelo come una favola se volete, non è importante questo, ma entriamo nella potenza del simbolo. Ci sono tre tipi di reazione dinanzi a questa scena. La folla, che cammina distratta e non percepisce e non sente nulla. I presunti maestri della tradizione, i farisei, i tradizionalisti duri e puri, fermi nell'adozione dogmatica della conoscenza a lei, che dicono: beh, se sei veramente il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi ti crederemo. Sono coloro che non vogliono fare un passo, infatti noi li vediamo, perché a molti ambienti tradizionalisti è tipica una grande conoscenza, un grande studio, ma uno scarso impegno nell'azione e nella pratica. Ora, la capacità invece è proprio questa,
Giuseppe di Arimatea nel silenzio. Vabbè, cioè, diciamo che voglio essere positivo, o positivo almeno. Invece Giuseppe di Arimatea nel silenzio solleva la coppa del cuore, solleva la sua coppa, affinché questa coppa possa essere riempita della presenza dello Spirito, del calore e del tepore del sangue, che è l'elemento fisico dell'elemento spirituale del libro, quindi dello Spirito. Ed ecco che in quel momento noi comprendiamo una cosa fondamentale. Innanzi alla rivelazione spirituale, affinché questa rivelazione parli veramente in noi, non possiamo restare quello che siamo. Non possiamo rimanere la persona che eravamo fino a un momento prima. Non lo possiamo fare con lo stato di coscienza ordinario. Non lo possiamo fare finché, rimanendo incentrati nella testa e nel pensiero dialettico, rimaniamo divisi io, mondo. Ma solo quando, attraverso un'azione interiore, uno sforzo, un'ascesi pre-iniziatica, non c'è niente delle iniziazioni, auto-iniziazioni pseudo-New Age, qua si parla di un'ascesi pre-iniziatica, volta a portare la traslazione della coscienza da qui a qui, dove il pensiero razionale dialettico è trasceso in un pensiero immaginativo, intuitivo, dove soggetto e oggetto conoscente sono la stessa cosa, in quel momento, in quella fiamma, in quel tepore, lo spirito parla e si rivela. Se noi non comprendiamo questo, la magia resterà sempre e su esclusivamente una lettera morta. Vi ringrazio.